qua ci troviamo a Termini Imerese. È una vera schifezza. Una porcheria. Una porcheria di quello fenomenale. C'è tutta l'immondizia, l'isfocizia. Prima era pulita, civilizzata. Ora c'è solo immondizia. La gente stessa che viene a mare la butta l'immondizia e se la deve portare a casa nei cassonetti. Noi abbiamo bambini piccoli di tutte le età a venire qua a vedere questa porcheria, proprio fanno schifo, non c'è nulla e nessuno che si occupa delle spiagge di Termini Imerese. Siamo messi troppo male, siamo messi. Siamo abbandonati da tutti. Ci vorrebbero del più personale, qualcuno che verrebbe del comune a farle pulire la spiaggia. Ma il comune, la capitaneria, qualcuno lo deve fare. Se le persone fossero un po' educate, come facciamo noi che abbiamo i sacchetti dell'immondizia qua e riempiamo i sacchetti e poi li prendiamo e li andiamo a buttare là dove ci sono i contenitori, tutto questo non succederebbe. Ci devono interessare tutti. È un problema di risolvere sia che cittadino che comune. Il cittadino ha un conto e il comune un altro conto. Perché è una spiaggia bellissima. Poteva diventare una Rimini della Sicilia. Cioè, potrebbe diventare quella come Mondello. Cioè Termini potrebbe diventare 100.000 volte meglio Cefalù. Termini, se era una zona turistica, vedo tutto questo literale che c'è. Qua c'erano tutti alberghi, pizzerie. Ma c'era il commercio, va, mi avete capito? Così con la zona industriale siamo tutti rovinati, all'antica, falluti. C'è una cosa buona per i lavoratori che lavorano e guadagnano, però nello stesso tempo ha rovinato quasi tutto. Che c'è la Fiat, l'Enel e la BN Sud che scaricano tutto al mare. Se ti butti adesso in acqua, l'acqua è caldissima. Perché le pompe tirano quella fredda e ributtano quella calda e neanche c'è un pesce. Lo scarico dell'Enel, poi c'è la Fiat. La Fiat inquina pure il mare, inquina dentro i bagni e poi non andiamo malati e poi andiamo via. Delle fabbriche, e lo sappiamo, e quelli portano lavoro. Se li facciamo togliere, finisce il lavoro. Come zona industriale dici ci dovesse essere il lavoro, non c'è neanche il lavoro. La gente non ha dove andare, giustamente viene qua per divertirsi. A Mondello si deve pagare, giustamente, l'ombrellone, piglia mia con io il reddito, ma come posso raffattare te ora? Per campeggiare, ci vanno chi? E non lo so. Ci sono gente che ha nivellini, ci sono gente che non ha nivellini. Ci dobbiamo accontentare di quei. Ah, se che avessi di sciacchietta come messo papà. A te, in Saitenga, eccetera, eccetera. I bambini hanno diritto di andarci a divertire a mare. Comunque qua noi quello che abbiamo voluto fare abbiamo fatto salsiccia, sigliole, carne. Ora arruisea, muore. Passa una giornata buona. Ci ha passato una giornata come tutti gli altri.